Campati per aria perché i cambiamenti climatici sono innanzitutto una dinamica culturale, negli impatti, nelle cause, però anche nelle possibilità generative di cambiamento culturale. Perché campati per aria? Perché la natura fa senso oggi, nei diversi modalità in cui ci spaventa, o in cui non riusciamo a conferire senso, soprattutto che cosa? Alle relazioni ambientali in cui siamo immersi, in cui siamo coinvolti. Anche questo per questioni culturali. Ti chiedi quasi quasi miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori. La risposta è dentro di te, e però è sbagliata, raccontava Guzzanti. Campati per aria perché possiamo non leggere la realtà solo attraverso una dimensione di crisi, di stare davanti alla crisi, di guardare attraverso la crisi, ma forse riscoprire le crisi di presenza che un cambiamento ambientale accelerato ci sta mostrando. Iniziare a elaborare quel forte cambiamento e iniziare a leggere le nostre interdipendenze. Campati per aria perché, come scriveva Levi, Primo Levi, al carbonio, elemento della vita, è rivolto il mio primo sogno letterario. La sua storia da immobile si fece tumultuosa. Ed effettivamente si è fatta molto tumultuosa nell'economia del carbonio, nel nostro festival del carbonio, nelle nostre relazioni di carbonio, in cui possiamo ricominciare a parlarne, a parlare anche di carbonio come questione civile, quotidiana. Campati per aria perché, come scrive Ghosh, Amitav Ghosh, la crisi climatica è innanzitutto un ampio fallimento culturale e dell'immaginazione, proprio del poter immaginare il nostro stare nel mondo. Non è solo un fallimento economico o di contraddizioni capitalistiche, è proprio il modo in cui immaginiamo le nostre relazioni con altre forze da cui dipendiamo. E dipende proprio da come riusciamo a leggere, il nostro coinvolgimento ambientale. Campati per aria perché, come scrive Seamus Heaney in una poesia, "So walk up on the air against your better wisdom, establishing yourself somewhere in between." Situarsi in un intermedio tra terra e aria, perché poi è quello dove siamo. Riscoprire come anche l'antropologia ha mostrato, come le culture siano sempre campate per aria, ma nel senso più generativo, più fondativo, più serio, sono radicate nell'aria, nell'atmosfera, nei saperi atmosferici, nel saper dipendere, dover dipendere da ciò che cambia dall'alto, piuttosto che unicamente che pensarlo di gestire o pensare o semplicemente spaventarci. Campati per aria perché il clima è profondamente sociale, culturale, ci sono tanti climi, ci sono tante costruzioni sociali dei climi. Campati per aria anche perché i cambiamenti ambientali accelerati, la crisi climatica, beh, propongono anche quotidianamente, anche da noi, ma tanto più per altri contesti sociali, anche più apparentemente più vulnerabili o che vivono già le conseguenze del surriscaldamento globale. Parlano di perdita, di trauma, di spaesamento, beh, che sono dimensioni che le culture hanno sempre affrontato, anche collettivamente, andando però a cercare di elaborare, anche spesso ritualmente, le dimensioni emotive e anche di crisi di presenza, dell'abitare negli ambienti, soprattutto quando questi ambienti cambiano e cambiano assieme a noi, a causa di noi. E ciò campati per aria quindi perché possiamo passare a dimensioni catastrofiche che fanno già parte dell'immaginario occidentale e invece dimensioni anche dal punto di vista anche civico, intellettuale, quotidiano, sociale, collettivo, a passare dai dinieghi, come dire, le nostre relazioni ambientali, tanto più oggi, a desideri di cambiamenti ambientali. Quindi campati per aria.